Enzo Tortora diceva: dove eravamo rimasti nella puntata di apertura del suo ritorno dopo quello che aveva vissuto? E noi abbiamo Katia Bellillo, candidata al Comune di Perugia come sindaco, dopo un lunghissimo silenzio durato 10 anni, e a lei faccio la stessa domanda. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a capire insieme alle persone in carne ed ossa come risolvere i problemi della quotidianità, come vivere meglio la prossimità, delle città e come rendere più vivibile per tutti questa città. E credo che dobbiamo ricomporci, uomini e donne, anziani, giovani, sani e malati di qualsiasi orientamento, di qualsiasi colore della pelle o religione, ritrovarci come vicini di casa e vedere che i nostri problemi sono gli stessi e cercare di capire insieme, senza strumentalità, finalmente, senza risse, di risolverli. Com'è cambiata la politica in 10 anni? Quella che ho abbandonato 10 anni fa, quando mi sono resa conto che non era più la politica. La politica è appunto quello che sto cercando di riproporre ora. È partire dagli interessi, dai problemi, dalle gioie, dalle sofferenze delle persone in carne ed ossa e cercare insieme di vivere tutti meglio una vita. La politica sono gli interessi della città, giusto? Certo. E attraverso le amministrazioni, subito dopo il dopoguerra, avevamo pensato di poter governare questi interessi per il benessere di tutti. Poi che cosa è successo? Ha vinto il più forte, ma non a livello della municipalità o dei paesi nazionali, a livello della globalità. Il potere mercantile che ha in mano anche le nuove tecnologie fa l'ordine del giorno. Definisce le cosa fare, come fare e anche la tabella di marcia. Che cosa è accaduto? Che la politica è venuta meno. Sono venuti avanti le personalizzazioni e i personaggi che riescono o sono riusciti ad attirare l'attenzione dei potenti o di quelli che pensano di fare i propri interessi. Quello che un tempo era la comunicazione, quello che era la partecipazione, la condivisione, è diventato tutti dietro ad un uomo solo al comando. È accaduto con Berlusconi, è accaduto con Prodi, è accaduto con Renzi. Un leader, accade adesso per Salvini, un leader che rappresenta tutti, nel bene e nel male. È E accaduto certo, questo? è avvenuto questo, la semplificazione. Con il leader non c'è bisogno di partecipazione, o lo ami o lo odi, o sei con me o sei contro di me, o garantisci la mia elezione, il mio ruolo di potente, oppure tu non esisti perché non mi interessano i tuoi problemi, perché non sei voto, non sei niente. Questa è la semplificazione della partecipazione è la semplificazione, è lo svuotamento della democrazia. In questi anni io ho cercato fino a 10 anni fa di combattere, diciamo, sul ring per dire non andiamo oltre, attenzione. Quando mi sono resa conto che ormai la tendenza era questa, e badate, che è accaduto tutto in Italia con la legge 81 del 93, la personalizzazione della elezione diretta del sindaco, lo svuotamento dei consigli comunali e quindi della partecipazione delle rappresentanze della gente, dei cittadini che avevano votato, e c'è il sindaco protetto dai funzionari, dai dirigenti che vengono nominati da lui. Certo, ma siamo arrivati al governo dei burocrati, perché poi dopo alla E fine questo cosa è succede? Questo. successo. E il burocrate non si muove se appunto non ha la certezza che può muoversi e si muove a seconda di come il capo
E quindi quando si è voluto dividere la politica dall'amministrazione, ci siamo resi conto che in realtà abbiamo dato forza a chi è più potente e chi ha più voce rispetto ai propri interessi e ai propri privilegi. Com'è cambiata Perugia? Il candidato del PD Giubilei, della lista civica con il PD Giubilei, dice si è ingrigita. Sono punti di vista, qualcuno dice no, non è vero, qualcuno dice sì, è vero. Tu come l'hai vista Perugia in questi 10 anni da nonna? Guarda, da cittadina, da nonna e da persona che prima ha dovuto accompagnare i suoi genitori fino al momento del loro ultimo cammino, il rapporto con la ASL, con i distretti, con l'ospedale. Io ho trovato che c'è tanta professionalità, c'è tanto cuore, c'è tanta passione, però le persone si sentono sole nel posto di lavoro e si sentono sole quando hanno bisogno del servizio. Non c'è chi governa questa città, ma non è che io lo dico per oggi o per domani. È accaduto questo in questi 30 anni, avere dato a una persona sola tanta responsabilità in realtà ha dato potere appunto a chi poi impone le proprie scelte. Io quindi anche stamattina mia figlia è dovuta andare a Roma perché aveva un'udienza in tribunale e ho dovuto portare la mia nipotina al centro, quindi la corsa perché alle 7:30 a Piazza Grimana non c'è ancora il vigile che garantisce l'afflusso di quelli che dal Bulagaio arrivano dentro la città o la attraversano. Sono stupidaggini, è faticosa e la gente si sente sola. Allora che cosa bisogna fare? Io ho trovato appunto che basterebbe poco, non c'è bisogno neanche di tante risorse, quelle che ci sono basterebbero, perché i perugini, così come tutti gli umbri, in ogni nostra città, da Terni a Foligno, a Umberti, da Città di Castello, sono generosi. Si sono costruiti la loro vita, se la stanno costruendo, hanno i loro figli, le loro figlie che purtroppo oggi non trovano più il lavoro. Basta semplicemente metterci insieme, trovare la voglia di dire quartiere per quartiere questi sono i problemi, vogliamo risolverli insieme. Quindi la città sì, è, come dire, è un po' ingrugnita, nel senso che oddio, non è forse nemmeno questo il ci penserò nel prossimo. Dio per sé e ognun per tutti. Ecco, ma anche la paura di parlare. Io che sono una che quando vedo un'ingiustizia mi batto fino alla fine, non per me, ma se mi sta un problema vicino a me, so che è un'ingiustizia, io mi batto fino alla fine, vedo che la gente mi dice sì, ma tu dopo ti fanno i dispetti, dopo, perché siamo noi stessi che, come dire, per avere un piccolo favore siamo disposti a non tener conto dei diritti dell'altro, no? Io vorrei una città comune. Perugia, la città comune, dentro la rete delle città comuni dell'Umbria, per una regione città che abbia un marchio unico con le sue specificità, le sue identità, e ogni cittadino finalmente sente di essere ascoltato. Com'è nata questa avventura? Noi ci siamo sentiti tramite messaggio di Facebook e tu mi hai detto non mi dire che sono pazza anche tu, però io ti ho detto no, credo che hai fatto la scelta giusta, perché noi ci siamo visti almeno 3 volte qui negli studi di Rete Sole e abbiamo parlato sempre di Perugia e tu mi hai detto io non voglio più fare politica, ho già dato, non mi appartiene più, eccetera eccetera. E come ti hanno convinto a tornare? È stata una cosa, guarda, due giovani donne, mi hanno cercato e
e mi hanno chiesto se potevo incontrarli, che avevano bisogno di parlare con me e che avevano un'idea che è quella che io qui in qualche modo ho espresso e io ho detto sì, c'è bisogno di tutto questo, cioè, però noi non abbiamo voce. Non abbiamo voce, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Dico, ma io il mio sostegno ce l'avrete, sarò insieme, vicino a voi. Dice, no, ma noi abbiamo bisogno di te, del tuo nome, della tua storia. Ma io, che vi devo dire? È stato, come dire, in quel momento io sono molto istintiva e anche abbastanza generosa. Mi capisco che c'era bisogno di qualcuno che le aiutasse. E quindi io ho detto sì. Ho detto sì, da quel momento si è aperta anche una grande solidarietà, amici, compagne, compagni che mi spingevano 10 anni, già 10 anni, ma tu che fai, ma perché devi... però mi ha fatto bene uscire dal vortice e mi sono anche resa conto come, fra virgolette, la vita normale sia più tranquilla, più serena, perché non hai... l'angoscia di dover far tutto, essere mamma, essere nonna, essere accanto ai tuoi animali, alla casa, fare tutto questo e nello stesso tempo abbracciare la città, abbracciare le persone e dire a tutti io vi amo perché è l'amore che poi alla fine ci aiuterà tutti. Non è possibile questo egoismo, questa cattiveria, questa malignità. Ma io vedo l'altra persona, io la vedo e mi immedesimo in quella persona. Se mi dà una mano che vuole un aiuto da me, ma come si fa a non pensare che anche quella persona ha le lacrime del mio stesso, del colore delle mie stesse lacrime, che ha il sangue del colore del mio stesso sangue? Io non ce la faccio. E allora ecco, ho bisogno proprio a questo punto di aiutare queste donne perché penso che per il cambiamento vero, non quello chiacchierato, non quello insultato, quello imposto, il vero cambiamento avviene da noi, nella municipalità, nei comuni, perché ci conosciamo tutti e soprattutto dalle donne. Municipalità e femminismo insieme possono portare il cambiamento perché le donne conoscono il male delle città e che cosa bisognerebbe fare per cambiarle. Allora io punto su questa ricetta, cioè questa nuova ricetta che è poi quella vecchia, è quella di sempre, è quella di far leva sul buono che c'è in ogni persona.